Siamo al chilometro 78,250 della strada statale 45 di Valtrebbia, in provincia di Piacenza, dove lo scorso 3 ottobre 2020 ha avuto luogo purtroppo il crollo del ponte Lenzino. Il cedimento delle due campate è avvenuto in concomitanza dell'onda del fiume di Piena, generata a causa delle notevoli precipitazioni meteorologiche che hanno colpito l'area nelle ore antecedenti il crollo, ha causato l'interruzione della viabilità tra i comuni di Corte Brugnatella e Cerignale, isolando in questo punto, come vedete, le due sponde della vallata del fiume Trebbia. Già nell'immediato, nel corso dell'incontro tenutosi in collegamento con la prefettura di Piacenza nel primo pomeriggio del giorno seguente, domenica 4 ottobre, fra le soluzioni tecniche volte al ripristino della viabilità interrotta, abbiamo individuato e considerato la realizzazione di un ponte provvisorio al fine di garantire il più sollecitamente possibile il ripristino della viabilità. Il progetto è stato pertanto orientato alla messa in opera di una struttura modulare di tipo Bailey, proprio perché garantisce un assemblaggio in tempi rapidi e definiti. Anche per le elevazioni si è fin da subito optato per una struttura più semplice possibile, con una sola campata, evitando ulteriori manufatti in alveo, ad eccezione delle spalle. Ben consapevoli del contesto orografico particolarmente impervio in cui ci si sarebbe trovati ad operare, e che i lavori si sarebbero inevitabilmente svolti nel periodo della stagione più sfavorevole. Il nuovo tracciato, a doppio senso di marcia, con larghezza della carreggiata non inferiore a 7 metri, si innesta alla medesima quota dell'attuale statale in sinistra idraulica del Trebbia, con un rilevato realizzato con paramenti in terre rinforzate e con 14.000 metri cubi di materiale, per la maggior parte proveniente dall'alveo del fiume. Le spalle, fondate ciascuna su 24 pali di diametro 600 e lunghezza di 17 metri, sono alte 13 metri e sono state realizzate con elementi prefabbricati in cemento armato, con due tipologie di moduli di altezza 7,10 m, di peso complessivo di 17 tonnellate, di altezza 4,75 m, entrambi rivestiti in pietra per le parti a vista. Il ponte tipo Bailey è stato realizzato con 9 elementi di acciaio modulare per un peso complessivo di circa 240 tonnellate di acciaio e garantisce il superamento di una luce di 54 metri. Il varo è avvenuto a spinta dal piazzale predisposto sul rilevato stradale prima della realizzazione della pavimentazione stradale. Il costo dell'opera è di poco meno di 3 milioni e 200 mila euro per un investimento complessivo di 4 milioni e 350 mila euro, totalmente finanziati con il piano Ponti, Viadotti e Gallerie.